Allora, il Cantiere Sociale della Musica parte nel 2023 e arriverà fino al 2025. È stato vincitore del bando Wanda di Ferdinando del 2022 e parte adesso, nel senso che i primi eventi appunto che ci saranno entrambi il 1° luglio. Si terrà alle ore 14 un concerto da parte di 10 ragazzi all'interno della Casa Circondariale di Villa Fastiggi, mentre alle 18 sul palco del Caterraduno insieme a Don Ciotti si terrà un concerto con 120 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia e da paesi come la Grecia, Cipro e il Perù, che sono partner anche loro del progetto. Il progetto è molto ampio perché abbraccia i diritti, l'ambiente, l'educazione, il mondo della cultura, e nel partenariato abbiamo Rossini Opera Festival, AMAT, l'Università di Urbino, Marche Multiservizi, ASPES, l'Istituto Comprensivo Gaudiano, l'ARCI di Pesaro e Urbino e i quartieri, il Comune di Pesaro, i quartieri in particolare che ci stanno supportando sono il quartiere 1, il quartiere 3 e il quartiere 9. Io voglio innanzitutto ricordare il lavoro prezioso che fa Libera Musica ormai da anni nella nostra città. Pesaro è soprattutto città della musica, ed avere una realtà associativa come questa che promuove la musica facendo attività di formazione, attività di educazione, ma soprattutto attività di inclusione attraverso la musica, penso che sia fondamentale. Una realtà che cerca di far conoscere e mettere a disposizione la possibilità di imparare a suonare ai ragazzi piccoli delle scuole, ma soprattutto con un'apertura rispetto a tutti, quindi inclusiva, e anche ragazzi che non possono permettersi di poter andare in una normale scuola di musica, a Libera Musica possono andare. Il loro obiettivo è appunto quello di educare e formare i ragazzi. Una bellissima realtà, io partecipo molto spesso alle loro iniziative e devo sottolineare, a parte la gioia negli occhi di questi ragazzi, di questi bambini, ma anche si crea un rapporto di comunità tra tutti i genitori che si conoscono, che partecipano e che magari vivono anche la vita al di fuori di Libera Musica, che si sono incontrati, e quindi nascono anche nuove amicizie. Quindi veramente una bellissima realtà. E è un percorso che sarà lungo, pieno di eventi, pieno di attività. Cerchiamo, diciamo, in qualche modo di provare con la musica a creare veramente un po' un collante comunitario nel nostro territorio.